Sulzul amici, bentornati o benvenuti sul mio canale, io sono Adanai e oggi iniziamo un nuovo progetto. Eccoci qua, siamo a Sulani, come riconoscerete da questo bellissimo paesaggio di mare. E oggi è una puntata molto speciale, davvero molto, perché anche il progetto stesso lo è, fondamentalmente, perché il progetto non è neanche solamente mio, ma è condiviso con una persona che, a parte che stimo, ma è anche una mia amica, e che è Janice Simmers. Ciao ragazzi, io sono Janice Simmers, sì, appunto in questo progetto siamo coinvolte in maniera un po' stramba, tra l'altro, perché sì, tramite videochiamata io assisto a, diciamo, ai video di Adanai e abbiamo deciso di fare questo progetto perché ci piaceva l'idea di fare una pulp fiction, ovvero delle storie che si intrecciano tra di loro, quattro storie diverse che si intrecciano tra di loro, e abbiamo deciso di creare appunto due famiglie ciascuno. Beh, Adanai parla tu, va bene, si sentirà meglio. No, allora, si dovrebbe sentire perché non sto guardando lo schermo, vedo che l'audio c'è. Quindi, insomma, ragazzi, iniziamo a conoscere i protagonisti. Le famiglie comunque sono quattro, due create da me, due create da Jenny Simmers. Tutte e quattro avranno la propria storia e vivranno in quartieri separati, indipendenti. Loro non si conoscono, non c'entrano niente l'uno con l'altro al momento. Ma l'idea è che con lo scorrere della storia le loro vite in qualche maniera si influenzeranno, si andranno a influenzare in qualche modo. E oggi partiamo dalla prima famiglia, che vive, come si potrebbe dedurre, a Sulani. Partiamo subito. Allora, eccoci qua. Questa che vedete nello schermo, con questo bel sorriso, si chiama Amalia Carter. Amalia Carter è un'adulta, come noterete già da queste piccole rughette, ed è una sim molto particolare, hippie, è molto allegata alla natura, all'ambiente. Lei ama tutto ciò che è naturale, quindi il benessere, l'erboristeria. A lei piace un sacco tutta questa cosa naturali. I suoi tratti, giusto per farvela conoscere, sono vegetariana, pollice verde, amante dei gatti. Infatti lei al momento ha un cane, però sicuramente nei suoi progetti... Non è suo. No, in realtà infatti è di sua figlia Indira. Arriveremo dopo a Indira. Comunque lei sicuramente vorrà adottare dei gatti. E poi lei, come questo lo dà la Slice of Life, non è del gioco ovviamente, come personalità è la nutrice. Sono protettori molto dediti. Attività popolari da praticare nel tempo libero per i ISFJ includono la cucina, il giardinaggio, la pittura, creare oggetti, fare picnic, passeggiare, guardare film. Amano anche supportare chi amano nelle loro attività e progetti. E poi è una collezionista perché la sua aspirazione è una botanista freelance. Quindi dovremmo assolutamente fare anche, magari lei dovrà fare anche questa cosa, perché giustamente da amante della natura ama anche il giardinaggio. Poi intanto vi presento. Intanto presentiamo ogni membro della famiglia, dopodiché vi racconterò la storia di questa famiglia. Che dici, Janice? Certo, di questa famiglia abbastanza stramba, lei in una posizione tipo sconcertata. Sì, ora facciamo arrivare... Perché corrono sempre. Cioè... Vero, non riescono a camminare. Corresti anche Earl, che ci sta mettendo una vita ad arrivare fuori. Oh, eccolo! Ecco qua il nostro Earl, diamo un primo piano anche a lui. Ecco. È carino, è particolare, biondo, con queste guanciotte, ricciolino. E lui, ragazzi, è un amico del mondo come aspirazione, quindi è una persona molto socievole, molto buona. Io me lo immagino il classico bonaccione, non so te, però io l'avevo, se l'ho immaginato un po' così. Ha proprio il visino dolce, sì, infatti. Un'espressione simpatica. Tra i suoi tratti troviamo sicuro, estroverso appunto, amante dei gatti anche lui, è una cosa che evidentemente accomuna la sua moglie, cioè Amelia, il comandante, quello della Slice of Life, leader forti, fantasiosi e volitivi che trovano sempre un modo o ne creano uno. Le attività che piacciono ad un
ENTJ, scusate, sono prendere il ruolo di leader in un gruppo, partecipare ad incontri sociali o sportivi e giocare sport competitivi. Siccome un ENTJ sono spesso concentrati sulla loro carriera, hanno pochi interessi al di fuori del lavoro, oppure partecipano ad attività nel loro tempo libero, che comunque li aiuti anche nella loro carriera. Ed è socievole. Che a proposito... Però abbiamo capito che il comandante della famiglia alla fine Indira, perché tutti e due amano i gatti, ma alla fine il cane... Sì, infatti, quindi in realtà ha deciso, nonostante sia il comandante, si è lasciato comandare. Non ho detto il lavoro di Amelia, che ragazzi, Amelia come lavoro è ambientalista, regolatrice della tutela ambientale, ed è nel ramo quella responsabile ambientale, specialista, ora promozione seguente, specialista della sostenibilità. Quindi lei si occupa comunque dell'ambiente, anche se nel suo tempo libero realizza dei quadri che poi rivende. Mentre Earl è un detective ed è a livello 10, quindi è il capo della sua, diciamo così, squadra, come si può dire. Sulani, sì. Il capo, il grande della polizia, capo. Esatto, di Sulani. E questa è Earl. E poi ragazzi abbiamo ultimo, ma non certo, no, ultimo no in realtà. Vabbè, partirei da Andrea, andiamo dalla più importante di tutte, appena arriva, che mi sono spostata io direttamente. Ecco qua ragazzi, la vedete correre, giustamente perché come diceva Jenny Simmer, i Sim corrono sempre, me la mostro i meglio. Corrono sempre, i Sim corrono sempre. Eccola qua, questa è Indira. Il nome è della figlia di Gandhi, ragazzi c'è un motivo se si chiama Indira per l'appunto, no? È stata sua madre a scegliere ovviamente questo nome. E lei, ovviamente una studentessa del liceo, come tratti ha, se sentite casino sotto ragazzi è la gatta che gioca con un barattolo di collirio, scusate. Cioè, allora lei è allegra, sì esatto Daenerys, lei è allegra, figlia del mare, collezionista perché la sua ispirazione è fanatica dell'aria aperta e poi ha la mente, pensatori fantasiosi e strategici con un piano per tutto. Le attività che piacciono ad un INTJ sono la lettura, gli eventi culturali, partecipare alle riunioni, apprezzare l'arte, i computer e i videogiochi, sport indipendenti come il nuoto, viaggiare con uno zaino e correre alle maratone. Sì, a lei piace molto, la vedo molto spirito libero, infatti come sua madre vedete è molto hippie. Non è una ragazza che pensa al trucco, alla stile, alla firma, lei è molto semplice. Vediamo correre qui, ormai che è qui, ve lo presento, è arrivato il suo cagnolone a salutarla, guardatelo che carino, anzi cagnolona, giusto, Shashka si chiama. La bandana sì, anche lei ovviamente. Chiaramente, la bandana scelta da Indira. E per finire ragazzi abbiamo, qui andiamo noi da lui, va? Il piccolo Caleb, sì, da qui che arriva si è fatta notte, altrimenti eccolo qui il piccolo Caleb, sì, che avrete notato un cognome diverso, Donovan, Caleb Donovan, oh mio Dio, basta ragazze, ok, lui è un tudlerino, che carino, è molto, un bambino molto dolce e come tratti ha curioso, proprio, preso proprio da suo padre direi, che è un detective, quindi la curiosità ce la deve avere. Bellino. Allora, e qual è la storia di questa famiglia? Perché avrete notato che lui fa Donovan, ha un cognome diverso rispetto a Indira, che è Carter. La storia qual è? Intanto mandiamo il bambino a giocare, almeno fa qualcosa. E la storia di questa famiglia... vabbè, partiamo da zero. Allora, la madre Amelia, che è qua, facciamola vedere... Lei da giovane comunque l'ho sempre, l'immagino un po' spirito libero, ho vissuto un po' la classica filosofia hippie, no? Che c'era, quella che conosciamo tutti. Si era innamorata di un uomo che si chiamava Homer. Con quest'uomo non si erano sposati perché lei a quei tempi perlomeno non credeva nei legami prestabiliti dalla società e dall'uomo. Lei credeva solo negli spiriti e nella natura, quindi secondo lei comunque bastava l'amore a dare il loro legame. Da questa bellissima storia d'amore nacquero due bambine, Indira e un'altra bambina, la gemella di Indira, che non vedete nella famiglia perché purtroppo una tragedia li ha colpiti. La tragedia durante una guerra civile che si è svolta a Sulani,
per cercare di scalzare via i politici che stavano riducendo in povertà tutta la popolazione. Durante questa caotica guerra, una delle bimbe è stata dispersa e da allora questa bambina non si è mai più ritrovata. Un evento... E qui entra in gioco Earl, ovviamente, che si è occupato del caso. Esatto. E quindi ha conosciuto... Esatto, lei disperata, ovviamente, ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine, poi Earl ha preso molto a cuore la storia di Amelia, che purtroppo, distrutta dal dolore, è andata in depressione, e questo evento tragico ha anche segnato la fine della sua storia d'amore con Homer. La perdita di una figlia che loro non sanno nemmeno se è viva, se è morta, non sanno niente. E questo dubbio, questa perdita, è stata fatale alla coppia, che purtroppo si sono lasciati, si sono divisi. Un giorno lei si è svegliata e Homer era praticamente sparito nel nulla. Tutto ciò che gli aveva lasciato era una lettera dove le diceva che lui non poteva più continuare così e che se ne sarebbe andato. E lei quindi è rimasta sola a crescere una toddlerina, perché ai tempi Indira era una piccola toddler, era una piccolina. Earl, dopo questo, diventa ancora di più un po' l'angelo custode, no? di Amelia, e purtroppo le ricerche... Diciamo che Earl non è originario di... No, Earl non è originario di Sulani, Earl viene da fuori, immagino che venga da San Maisciuno, non so perché ho questa fantasia. Insomma, comunque, lui ha preso molto a cuore questa la situazione di Amelia, ha cercato di aiutarla, purtroppo la figlia non è mai più saltata fuori, per quanto lui abbia passato notti in bianco per ritrovarla, e però durante queste ricerche, nel corso degli anni, perché immagino sia stata una cosa lenta, non una cosa dall'oggi al domani, alla fine tra i due è scoccata la scintilla, si sono sposati, da quando è scoccata la scintilla del matrimonio, non so te Janice, ma immagino sia passato veramente poco, cioè... E dal loro amore, diciamo che Amelia non ha perso tempo e ha iniziato a credere nell'amore, nelle relazioni a lunga durata. Esatto, ovviamente dopo qualche anno, non immagino subito lì per lì, no, però appena poi è scoccata la scintilla e tornando a crederci è stata veloce, non ha perso tempo appunto, e dal loro amore è nato Caleb Donovan, che quindi è il fratellastro di Indira. E quindi adesso abbiamo raccontato la storia. Però è troppo carino. Sì, infatti. Allora, come possiamo iniziare a giocare questa famiglia? A parte che gli renderei l'autonomia, intanto scusate ragazzi, abbiate pazienza, autonomia totale, grazie, perché non posso stare dietro a tutti quanti, se no impazzisco. Allora, vediamo un po'. Lei è ambientalista, ma... anche che Amelia comunque, oltre ad essere un ambientalista, si occupa anche di pittura, le piace tantissimo dipingere. Sì, infatti, come avevo detto. E doveva preparare una domanda di sovvenzione per il lavoro, quindi facciamoglielo fare, intanto lei comunque ci tiene all'ambiente, quindi farà questa cosa. Dovrebbe anche piantare tre piantine, tre semi, quindi vabbè, facciamoglielo fare, giusto per... farla aver qualcosa, per fargliele piantare, almeno la sua aspirazione va avanti, che dici? Certo, sì. Lei è appassionata di giardinaggio, di pittura, come abbiamo detto prima, è molto affezionata a Sulani, cioè... Sì, infatti. Soprattutto alla cultura di Sulani. E anzi, io lui lo manderei Earl, lo manderei a insegnare le forme al piccolo Caleb, perché vuole comunque sia istruito, che... abbia un po' di... insomma, lo vuole aiutare a imparare le forme e a crescere bene, quindi lui lo manderei qui, lo vedo un buon padre io a lui, Earl. Certo. Indira me la immagino lì a pulire le spiagge di Sulani. Sì, perché Indira ovviamente ora intanto si stava godendo la sua amata cagnolona, che è la sua compagna, e direi che vabbè sì, in realtà dovrà fare anche compiti, ma li potrà fare più tardi, no? Ora non ci interessa. Allora, io andrei anche qua su, che c'era sicuramente qualcosa da pulire, infatti. Vieni qui a ripulire tutto quanto. Questo oddio dovrebbe farlo più sua madre, che può vedere se c'è parassiti, però... intanto lei sicuramente è molto presa da questo progetto di ripulire tutto l'ambiente circostante, rendere Sulani un posto ancora migliore. Tanto, quindi vai. Certo, sì. Ne aumenti anche l'empatia, va.
Ce la vedo anche nelle notte, magari fare, che ne so, un club in cui Ah sì, ci con i può suoi stare. amici ripulisce magari la spiaggia. Sì, in effetti potremmo fare un club, in effetti. Entra in un club, crea un club e facciamo, lo chiamiamo Green Fan del Verde, che dici? I fan del verde. Dai, mettiamo la piantina, mettiamo solo su invito, mettere al momento solo adolescenti, così almeno avrà modo di fare conoscenza con i suoi coetanei. E vediamo chi c'è. Duantalla. Sicuramente se sono creati dal gioco saranno orridi. Sì, infatti, no, a parte no, questi dovrebbero essere creati da Evelyn, ma mi sembrano orridi uguali, devo dire la verità. Questo sembra carino, Rohan Elberry, prendiamola. Potremmo prendere questa. Boh, Taylor? Bronson? Sì, dai, Taylor ci sta. Poi Malcolm Landgrab, non ce lo vedo proprio. Ah, comunque diciamo che Indira non ha mai avuto una relazione fino ad ora, cioè non ha mai avuto una relazione perché è uno spirito libero come la mamma, lei crede comunque nell'amore vero e sincero, finché non lo trova non ha intenzione di impegnarsi. E intanto io ho finito il raduno, quindi lo inizierei anche. Magari Oh. facciamo anche un makeover a quei poveri cristi che Sì, poi magari glielo faremo sicuramente. perché glielo dovremmo fare senz'altro. Effettivamente dovremmo anche. Oh no! Guarda Shashka, è andata a farsi il bagno nell'oceano. No, che carina! No, devo fargli una foto. No, è troppo carina. No, 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 ci sta la foto. Carina, carina. Ok, lei l'ha finita la salvezza, ma che è ancora qua? Ammazza, la cosa lenta. Volevo farle anche analizzare un po' l'acqua del mare, insomma, queste cose qua. Vai qui insieme, così almeno mi vengano tutti insieme qua. Tra l'altro, potevamo comprarle anche un asciugamano, giusto per farle prendere anche un po' il sole. Cioè, facciamola anche un po' Sicuramente in un abbronzare. negozio nei paraggi comunque. No, credo sia nell'altro quartiere il negozietto. Non qui. Ho paura che qui non ci sia. Aspetta, si guarda, ma se non ricordo male non è in questo quartiere, ma potrei anche sbagliarmi. Spero, questo è un bagno, infatti è il bagno. Qui c'è, vabbè, il Summer Festival, prima o poi lo vedremo. E infatti no, non c'è. È nell'altro Non avevo quartiere. detto anche che Earl è leggermente più giovane Ah, è di vero, è Rocky. vero, è vero. Giusto, ragazzi, sì, Erla è più giovane di lei. Allora, infatti facciamo setacciamento spiagge in cerca di rifiuti insieme. Così almeno lei comincia un attimino a ripulire un po' l'ambiente. Oh, ecco, lei è arrivata in bicicletta. È una del nostro gruppo. Oh, e lui è questo ragazzo. Guarda qua, c'è il cuore di pianta. Un po' triste questo ragazzo. Rohan è un pochino triste, tra l'altro, provala a rincuorare, dai, perché lei comunque la vedo una di cuore, e lei vedendolo un po' Ah, mettiamolo abbattuto, questo minimo, ecco. cioè lui è un po' abbattuto e non so dove sta andando. Questi chi sono? Boh, si sa. Ecco, ok, una bellissima foto questa. Bene, bene, bene. Brava, setacciate tutto. Plastica, che cosa brutta, raga, rispettiamo l'ambiente per favore, tutti quanti. Non buttate le robe sulla spiaggia, mi raccomando. Scusami, io ho fatto la parentesi ambientalista per davvero. Certo, Indira. io sono lucana, quindi il mare lo vedo praticamente sempre e vedo sempre le spiagge colme di immondizia e non è una Ed è cosa veramente un bellissima. peccato, sì. Grazie a Dio, io le spiagge qua sono abbastanza pulite, però comunque al di là anche delle spiagge, a volte vedi la spazzatura in ciglia e la strada, anche lì non è bello, comunque mare, non mare, bosco, qualsiasi sia ambiente, ragazzi, no, neanche in montagna, da nessuna parte. Questo volevo dire, chiacchiera con lui, ma lui non so che capro. Ah, eccolo, sta arrivando qua tutto floscio e a mojo. Bene, Oddio, cosa gli è successo? non ne ho idea, lei l'ho mandata a ripulire qua, intanto lei. Quindi sta levando queste reti e queste portalattine di plastica, bottiglie. Lei sta ancora, la madre? Sì. Comunque, quando iniziano i raduni, sì, ma arrivano o incazzati neri oppure
Sì, veramente. Crisi, oppure con problemi esistenziali. No, guarda lui che da solo si è messo a insegnargli i bisogni essenziali, senza che gli dicessi niente. Che bravo padre! Invece l'ambientalista lì dietro sta al computer. Sì, ma sta al computer per fare delle sovvenzioni per l'ambiente. Si sta occupando dell'ambiente, è l'incarico del lavoro. Prepara una domanda di sovvenzione, vedi? Quindi in realtà... È bella quella tutta lì. Oh ragazzi, vediamo che è successo a Indira. A parte che è bullizzata. Indira è diventata vittima di bullismo di recente. Il preside si è impegnato molto per evitare problemi di questo tipo, ma quando gli studenti lasciano la scuola, la situazione per lui è fuori controllo. Quindi bene, è anche vittima dei bulli. Aia, detriti pericolosi per aver ripulito dai rifiuti. Forse Indira avrebbe dovuto fare maggiore attenzione a quei bordi taglienti, ora ne sta pagando le conseguenze. Nessuno ha detto che tra l'ambiente sarebbe stato facile. Poi, toccato qualcosa di rivoltante per aver setacciato la spiaggia, vedremo di parlare di ciò che è stato toccato. Inizia a avere un dubbio, non so te. Benissimo, avevo qualche virus... No, io pensavo a qualcos'altro, pensavo che a qualcosina potrebbe aver lasciato anche la nostra Shashka come ricordo. Poi vabbè, mentalmente stanca, Indira camminerà lontana dai riflettori per un po', questo sim sarà meno chiacchierone. Cameratismo, perché il raduno del club, vabbè, primo ciclo tra 4 giorni, il cane perché non sta bene, cos'ha, perché è rosso? Che hai fatto? Cerca consolazione, dai, se vai a cercare consolazione dal tuo cagnolino e molla il telefono. Che non ti vedo una così social. Tra l'altro Indira è vittima di bullismo sicuramente perché è una ragazza molto particolare. Sì, quindi... è stravagante, si veste in maniera un po' particolare, vive in questa zona di Sulani sotto il vulcano. E boh, sì, la vedo Tra l'altro la immagino anche abbastanza malinconica perché sì. La storia della sua famiglia, sì. Che le è successo. Che lei certamente, pure se anche se era piccola, comunque una cosa l'ha toccata. Lei, la gemella, lei secondo me ogni tanto la sente la sua gemella. Secondo lei, credo che lei nell'intimo sappia sua sorella è viva, ne è convinta. Poi che abbia ragione o meno non è dato sapere. Però secondo me lei ha la convinzione che sua sorella sia viva da qualche parte, perché dice che la sente. Certo, perché i gemelli comunque hanno un rapporto speciale. Esatto. E lei era qui per cercare di distrarsi dal bullismo, vedete che si dà da fare. Io vorrei parlare con questi ragazzi, cioè vorrei fare anche un po' di socializzazione. Condividi segreti disintossicanti, ma sì, parliamo un attimo. Sì, infatti, offri consigli di rilassamento mentale. Quando abbiamo finito di ripulire qui, ma mi sa che ce le vorrei passare 2 volte. Ah no, questa è andata via, questa no. Perché è triste? Perché ti ho detto, è stata bullizzata, si è fatta male e ha toccato qualcosa di rivoltante. Oddio, è successo qualcosa per un messaggio drammatico, davvero fastidioso. Perché qualcuno avrebbe dovuto scriverlo? Qualcuno gli ha mandato un messaggio brutto, evidentemente. Poi piagnucolone, qualsiasi cosa sia appena successo ha fatto riempire gli occhi di Indira di lacrime. Domare il vulcano per gli sforzi profusi a favore della tutela ambientale. Il vulcano potrebbe essere ancora attivo, ma ogni aiuto torna comodo. No, piccola, ma guardatela. Povera Indira. Cioè, praticamente ha iniziato la puntata col botto, sta povera Crista. Sì, infatti, bullizzata. Questi si sono messi a parlare con questi due, con Makoa, credo sì, Makoa e questa tizia Alaina, o come cappero è? Oddio, Makoa. Un po' sì. Raccontiamo ai nostri amici una leggenda sul drago dorato, perché... In realtà neanche loro le vedo totalmente di Sulani, cioè secondo me il padre è di Sulani, ma la madre secondo me è più di Selvadorata, che la cultura selvadoregna infatti al massimo, che secondo me Selvadorata non è neanche così lontano. Magari i suoi nonni erano selvadoregni. Appunto, le origini sono quelle comunque, quindi... Lei ha finito, sì, oh, grazie divina, allora forza, vieni a fare un po' l'ambientalista, Amelia, per piacere, fai qualcosa anche tu, vieni a ripulire sta cosa, prendi un campione e ripulisci, e poi prendi un campione del mare che guarda qua, ispeziona, scattano... Ci vuole anche, bello, che
Sì, infatti ora ci nuoteremo anche noi, nuota qui insieme, vediamo però se almeno si diverte un po' questa povera ragazza così triste e disperata da Indira. Vediamo se riusciamo poi a farla diventare la sua, una sua amica. Parlaci ancora un po' con lei, intanto Amelia, come vedete, sta correndo. Vabbè, sì, va fatto un makeover agli amici. Dai, entri in mare così triste, anche lui dietro. No, ragazzi, ma siete veramente un gruppo fantastico, eh? Cioè, viva l'allegria, che gruppone che abbiamo fatto. Dovevo chiamarvi più che Green Fun. Sì, infatti. Più che Green Fun era Depression Mood. E lei qui che fa? Sta parlando con lei che, vabbè, rallegra la cosa che non stai. Fa una conversazione profonda, dille perché sei triste, che ti hanno bullizzata, che ti sei tagliata. Che poi ha anche ricevuto un messaggio cattivo, a quanto pare. Basta un po' il volume, scusatemi ragazzi. Intanto lei è qua che sta facendo il lavoro. Con l'iPad in acqua. Sì, davvero l'ideale, meglio di... Quale posto migliore, no? Chiuderei anche il raduno, terminiamolo. Lei ha anche fame, però prima potrebbe venire a esplorare. Allora, puoi venire qua? Gioca in acqua, dai, vieni qua con tuo figlio perché deve venire a guardare tuo figlio, lascia stare la TV. Anzi, portacelo tu in braccio, facciamo le cose fatte bene, dai. Prendi in braccio il piccolino. Magari spengi lo stereo, che sennò ci arriva uno stonfo. Ok. E metti giù qui, Caleb. Lei perché ha i pattini nell'acqua? Cioè, perché? No. Perché? Spiegatemi. Ti giuro, i bambini di The Sims sono qualcosa di... Cioè, è una cosa... No, merita una foto, perché no, via, lei che spattina dentro l'acqua, io non l'avevo veramente mai vista una cosa del genere. Credo che lo farò quest'estate. Sì, infatti, anch'io, voglio provare, potrebbe essere una nuova esperienza simpatica. Guarda, te cerca, no, già stavi andando a esplorare là, per vedere se ti tiri un po' su. Oh, 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 è tornata ispirata, meno male, la tristezza è andata via, finalmente. Ma la puoi smettere di andare sui pattini? Sulla sabbia, tra l'altro, il piccolo Caleb, che lui si metterà a giocare in acqua e tu controlla il bebè. Guarda il bebè in acqua, perfetto. Controllalo bene, come una... Perché poi, figuriamoci, mi immagino che la madre, Amelia, dopo quell'esperienza, sia veramente molto attenta ai figli, quindi non vuole che i figli, specialmente piccoli, stiano senza sorveglianza. E già fosse per lei Indira, credo, sarebbe sotto chiave. Di tsunami in cui vivono non è che sia proprio... No, perché sono a Malpelem, come cappero si chiama, ragazzi, scusate, non me lo ricordo mai. Ok, lei intanto là dentro ha fatto... Oh! Dotti lavici. Durante l'escursione nella caverna, Indira si fa strada per le acque dei numerosi dotti lavici creatisi all'epoca della formazione dell'isola. Lungo uno di questi dotti, Indira sente qualcosa sfiorarle una gamba, un lungo tentacolo che sporge da un altro passaggio, cerca di avvolgersi attorno a essa. Oddio. Liberandosi di scatto dall'appendice, Indira nuota con tutta l'energia di cui è capace fino al luogo di accesso ai dotti. Non volendo rischiare di concedere al predatore una seconda opportunità, Indira termina in anticipo l'escursione e si dirige verso l'ingresso della caverna. Sì, effettivamente mi sembra una buona idea, Indira, sì. Povera Stella, cioè hanno cercato di mangiarti. Pure... Cos'è questo? Ah, l'acqua va bene, per aver nuotato quando fa... Io qui sotto nei commenti vorrei sapere da voi cosa e in che modo... cosa ne pensate? Questi famigli si incontreranno. Ah sì, cosa pensate che possa accadere? Le vostre ipotesi, anch'io sono curiosa. Guardate che carino. Ma è un bravissimo uomo, cioè secondo me è proprio una persona... Sì, è proprio anche un bravo marito. Lui vuole molto bene a Indira, che tratta ovviamente come fosse figlia sua. Non è che... Guardateli, li sto facendo un monte di foto perché sono veramente carinissimi insieme. Parla della temperatura vente, racconta una storia sensazionale, magari quando viveva a San Maesciuno e avevi dovuto seguire uno dei crimini più importanti. Tu non ti sei cambiato d'abito e sei anche furioso perché hai sonno. Vieni a farti un pisolino qua, vai.
E hai fame, tra poco dovrebbe essere pronto il banchetto, non ti preoccupare. Bene ragazzi, e con questa famiglia di Sulani, Carter e Donovan, direi che possiamo anche chiudere qua. L'abbiamo conosciuta questa famiglia di Sulani dalla storia un po' tragica, però comunque che adesso si è ripresa, adesso è una bella famiglia. Quindi che dite, possiamo salutarci Janice? Certo, possiamo salutarci e nel prossimo episodio vedremo un'altra famiglia, ovviamente una famiglia creata da me, che vi spoilerò solamente il cognome, saranno i Morris e niente, poi ci vedremo nel prossimo episodio. Esatto, le prime quattro puntate ragazzi sì, saranno un pochino quelle pilota, cioè non sono quelle di presentazione di ogni famiglia, per cui ci stanno, anzi se vai a farti jogging. E spero comunque che vi siano piaciuti intanto questi sim, vi sia piaciuta Indira, vi sia piaciuto Vocale, Berl ed Eme e Amelia, che io le adoro personalmente, spero che piacciono anche a voi, fateci sapere. Ci vediamo la prossima volta con i Morris, come diceva appunto Jenny Simmers. Io vi auguro una buona giornata o serata a seconda dell'ora che sarà. Vi invito a iscrivervi al canale sia mio che di Jenny Simmers. Metterò il link del canale di Jenny Simmers sotto qua in descrizione, nel box. Lasciatemi like e commento per farci sapere cosa ne pensate e vi diamo appuntamento alla prossima volta. Lo diciamo insieme? Il saluto. Vai, 1, 2, 3. Sul sul! Ciao ragazzi! Ciao!